Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, qui abbiamo come al solito un refill, ma la cosa più strana, particolare che ci sarà in questo video è un'unghia che è stata ricostruita a seguito di un urto che ha fatto molto male a questa persona, nonché mia zia, e quindi ho voluto registrare proprio per farvi vedere cose che possono capitare a chiunque, senza che ci scandalizziamo e senza che facciamo le maestrine, i maestrini e gridiamo al fuoco perché si vedono delle cose che insomma uno spera di non trovare quando vai a fare un refill, eccetera, però è quello che può succedere. Quindi qui sto andando a rimuovere il vecchio prodotto e eventuali sollevamenti che con questa punta mi vengono via bene lo stesso. Ora, a quante di voi è capitato? A me è capitato di entrare in una stanza, voler accendere la luce e invece di mettere bene la mano sull'interruttore della luce, vai a infilare il dito nello stipite della porta e ti si infila nel buco dove va, quando uno chiude a chiave, dove va il chiavistello? Oddio, ma non mi viene. Comunque, questo è successo a lei. Ha infilato, per andare ad accendere la luce, ha infilato il dito nel buco dove va, la serratura della porta. Quindi l'unghia si è, sollevata. Lei, praticamente, quando le è successo questo circa 2 mesi fa, non è venuta subito da me, mi disse, in più aveva un colore verde scurissimo, petrolio, quindi proprio assolutamente non si vedeva nulla sotto. E quindi lei mi disse che ha avvertito un fortissimo dolore, l'unghia le batteva tanto, quindi da sola ci si è messa del Gentalin Beta, eccetera. E diciamo che ci si è messa un bel cerotto ed è andata avanti. È andata avanti fino a che non è venuta a farsi il refill. Quando io sono andata a toccare questa unghia, il dolore le era passato, certamente che il dolore le era passato, ma praticamente questa unghia era per metà sollevata dal letto ungueale. Quindi questo urto, questo mettere il dito dentro al coso della porta, ha sollevato l'unghia dal letto ungueale. Ovviamente fa malissimo in quanto dolore e ovviamente l'unghia sollevata dal letto ungueale dà modo e maniera a eventuali batteri, eccetera, di infilarsi e di creare la propria casa. Io qui, appunto, sto andando a rimuovere questa ricostruzione, questo allungamento che l'avevo fatto, perché appunto l'unghia era a metà del letto ungueale e c'era dello Pseudomonas, quella che volgarmente chiamiamo muffa, ma era abbastanza profonda. Quindi io le ho tagliato il più possibile l'unghia naturale, perché appunto è meglio non lasciare bordo libero, ma tagliare il più possibile l'unghia naturale. Non le l'ho ricoperta questa unghia, quindi lei è stata per circa 3 settimane con tutte le unghie fatte, ma questa unghia no. E piano piano quest'unghia si sta riattaccando al letto ungueale e soprattutto lo Pseudomonas non c'è più. E quindi adesso io sono andata a togliere quell'allungamento che avevo fatto perché assolutamente volevo controllare cosa ci fosse sotto e come stesse l'unghia sotto, e adesso andrò poi a ricostruire. E qui invece mi trovo un'altra sorpresa. Qui non ci sono malattie o robe varie, ma è molto molto sollevata l'unghia. E io dico sempre che non possiamo avere la soluzione, a parte che questa si è spezzata di lato, vedete? Quindi spezzandosi in quel modo, chiaramente facendo leva, piano piano si va a sollevare tutto il prodotto.
Come dico sempre, io quello che faccio su di lei, in quanto a preparazione unghia, modo di lavorare, cioè, lo faccio, non è che per una persona adotto un metodo e per un'altra ne adotto un altro, il metodo è sempre lo stesso. E allora come ti spieghi che alcune persone soffrono di tanti sollevamenti e altre no? Io sinceramente ho smesso di chiedermelo e ho smesso di cercare motivazioni. Le unghie non sono tutte uguali, il pH della gente non è tutto uguale. Quello che fanno le persone con le unghie, ognuno fa delle cose, chi più chi meno. Quindi a un certo punto io ho smesso di chiedermi il perché di alcune cose, cosciente, con la coscienza a posto, nel senso che quello che faccio lo faccio con tutti alla stessa maniera, quindi non faccio né più né meno, soprattutto non faccio meno. Perché è mia zia, dice, sai, con zia magari vai un po'. No, i passaggi sono quelli, cioè voglio dire, perché dovrei fare una cosa piuttosto che un'altra? Quindi, dopo tutta sta pappardella, è per dire che se vi succedono dei sollevamenti, se vi succedono delle cose e a una o due persone e tutte le altre no, non vi state a sbattere la testa al muro, perché secondo me la soluzione non c'è. Cioè, nel senso possiamo magari cambiare prodotto, stare più attenti alla preparazione, però più di tanto io ormai non mi faccio più problemi più di tanto. Quindi anche qui sto andando a rimuovere tutto il prodotto perché c'era appunto questo sollevamento e quindi voglio assolutamente togliere tutto quanto per poi andare a ricoprire l'unghia naturale. Anche qui, mentre sto togliendo il colore, possiamo notare una macchia bianca. Quando vediamo queste macchie bianche più chiare nel prodotto, vuol dire che c'è un sollevamento. E se vogliamo fare le cose fatte bene, questo sollevamento va rimosso. Quindi andiamo a consumare il prodotto, consumiamo, consumiamo, consumiamo il prodotto fino ad arrivare appunto al sollevamento e a rimuoverlo in modo che possiamo pulire bene da qualsiasi eventuale cosa che c'è sull'unghia. E quando dico questo non intendo micosi, attenzione, perché le micosi assolutamente vanno trattate in un altro modo. Io sto parlando di Pseudomonas, l'unica cosa che possiamo diciamo trattare, perché appunto, una volta che abbiamo pulito molto bene, una volta che abbiamo deidratato molto bene l'unghia, possiamo andare a ricoprire, ma solamente se questo Pseudomonas è abbastanza superficiale. Se è andato in profondità e anche limando un pochino l'unghia non viene via, non si tocca, si lascia scoperto, si lascia aperto, si manda in farmacia e alla prossima volta vediamo se le cose sono cambiate e allora possiamo andare a ricoprire. Quindi qui c'era un piccolo sollevamento, un piccolo, no, un bel sollevamento e sono andata a togliere il prodotto che è saltato via ovviamente perché era staccato. Si era ingiallito, ma era il prodotto che si era ingiallito, quindi una volta tolto il prodotto l'unghia è normale, di un colore normale. E qui sto andando a fare quello che faccio sempre, comincio a preparare l'unghia naturale. In questo caso mi sto limando quest'unghia per vedere se riesco a salvarla oppure devo ricostruire. Invece le altre sto limando la lunghezza. Quest'unghietta qui vado a rimuovere il più possibile il bordo libero perché voglio evitare eventuali accumuli di umidità e eventuale riproduzione di Pseudomonas. Come sempre, con il sanding bands mi vado a preparare l'unghia naturale.
Quindi, tornando al discorso di prima dei sollevamenti, a parte che in questa mano c'erano tutti questi sollevamenti, che è la sua mano destra, nell'altra mano era tutto normalissimo, tutto attaccatissimo, quindi appunto io alzo le mani e smetto di chiedermi, smetto di crucciarmi per queste cose, ho finito già da un pezzo di farlo. E qui sto andando appunto a preparare tutta l'unghia naturale, anche verso la punta, e invece nelle unghie dove c'è ancora prodotto vado solamente nella parte della ricrescita. Anche qui vado su tutta l'unghia e poi, come al solito, con il cleaner deidratante, elimino la polvere e vado di primer acido e poi di gel di base. Qui vi sto facendo vedere come adattare la nail form a questa forma inusuale. In poche parole, io devo andare a togliere quel pezzo di cartina che non mi permette di scorrere e di far incastrare bene l'unghia. Vedete, quindi l'ho tagliata storta, proprio come ha la forma l'unghia in questo momento. E in questo modo riesco a far incastrare bene la nail form su tutto il bordo libero, che assolutamente è irregolare, e quindi dobbiamo cercare di adattare la nail form al bordo libero. Vado a fare anche i taglietti laterali perché il suo polpastrello si fa sentire, si fa vedere, e quindi in questo modo riesco a stringere meglio la nail form e avere una forma finale più affusolata, meno larga. Qui stavo cercando di togliere appunto quel pezzettino di nail form che non mi permetteva di incastrare bene sotto, e quindi stringo anche la nail form e comincio a ricostruire. Sto andando con il gel, quindi vi dico questo perché prima lei aveva l'acrygel. E questa volta ho deciso di farle il gel, così senza nessun motivo particolare. E quindi sto andando a ricostruire quest'unghia, cominciando con l'allungamento del bordo libero. Ok, una volta uscita dalla lampada, rimuovo la nail form e vado a fare quello che faccio sempre. La cartina si era incastrata molto bene, ma alla fine ce l'ho fatta. Su tutte le unghie dove non ho dovuto rimuovere il prodotto, c'è acrygel, quindi sto tranquillamente andando a fare un ritocco in gel su acrygel e non succede assolutamente nulla, ossia i due prodotti vanno tranquillamente d'accordo e rimangono insieme sulla stessa unghia, sull'unghia. Qui ovviamente sto mettendo più prodotto perché sto facendo una struttura nuova e quindi mi devo assicurare la resistenza dell'unghia. Anche qui metto un po' più prodotto perché l'unghia praticamente è pulita, è priva di gel, e quindi sto andando a mettere più prodotto per ricreare di nuovo la struttura.
Qui mi mancava un pezzettino di quell'angoletto e ho aggiunto, dopo che è uscita dalla lampada, ho aggiunto un altro pochino di gel per cercare di ricrearlo. Ma poi è successo che ci siamo messi a chiacchierare e praticamente il gel si è piegato su se stesso, perché cioè ci siamo messi a chiacchierare e quindi lei non è andata con la mano in lampada. Quindi il gel si è piegato su se stesso ed è come se non l'avessi messo. Va bene. Qui sto appunto prendendo le misure per cercare di fare le unghie tutte uguali e poi con la mia punta dorata fresa, misura, la punta di sicurezza, misura extra fine, vado a limare tutta la struttura. Queste punte le potete trovare sempre nelle mie rimanenze di negozio. Vi lascio tutti i link giù nell'info box. Potete scrivermi su Facebook, anche su Instagram oppure via mail. Se non avete Facebook per vedere l'album, ho un album che posso condividervi via email. Dunque, qui appunto sto facendo questo lavoro e poi andrò a stendere il colore e a mettere il sigillante matte, perché anche a lei è piaciuto il matte. Il risultato finale non è dei migliori, nel senso che il colore non l'ho steso bene per niente. Già ve lo dico prima che mi diciate qualche cosa, ma ho voluto comunque condividere con voi questo video per farvi vedere la questione dell'unghia sollevata, eccetera, eccetera. Quindi vi ringrazio se non mi criticherete troppo per la stesura del colore. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non volete perdervi altri video. E vi saluto e vi do un bacio grande e spolliciate in su se vi è stato utile. Ciao!